Green Pass obbligatorio, niente concerti. È la dura posizione presa dal noto pianista Mario Mariani, l'artista pesarese di 51 anni e un affermato compositore che spazia dalla musica contemporanea alle esibizioni teatrali e in luoghi inusuali, scrivendo colonne sonore per cinema e televisione. Ha composto anche le musiche per il cinema di Venezia ed è l'ideatore e direttore artistico del Teatro Libero del Monte Nerone, un festival estivo che si svolge all'interno di un bosco ai confini tra Marche e Umbria. Nel 2010 portò un pianoforte a coda all'interno della Grotta dei Prosciutti, in cima al Monte Nerone, vivendo al suo interno per un mese e offrendo ogni giorno un concerto pubblico. In totale Mariani vanta un migliaio di concerti in tutto il mondo, ma ora dopo le pesanti ripercussioni provocate dalla pandemia che ha penalizzato anche il mondo della musica e dello spettacolo, si vede costretto a far fronte all'ennesima limitazione, il passaporto verde. Mario, il Green Pass imposto dal governo ha limitato anche il suo lavoro, per quale motivo? Beh, per il semplice motivo che se non ho questa tesserina verde, questo lascia passare che mi ricorda qualcosa accaduto circa 100 anni fa, non posso, secondo questi signori, in realtà posso, cioè potrei entrare e fare il mio concerto, però poi succede che c'è questo ricatto, c'è questa minaccia che un funzionario delle forze dell'ordine potrebbe venire e fare una multa, quindi semplicemente una sanzione economica, che è questo spauracchio per quindi fare in modo che i cittadini obbediscano. E di conseguenza quindi non è un problema di tipo sanitario, peraltro riconosciuto dagli stessi signori, dagli stessi politici e dagli stessi virologi, quelli che vediamo per appunto chi ha del tempo da perdere, vedere nelle varie televisioni, quindi sentiamo loro stessi che dire che non è una forma di tutela sanitaria, ma è solamente un ricatto, una coercizione per invogliare, per suggerire, per fare, come si diceva nel Padrino, un'offerta a cui loro non possono rifiutarsi. Quindi, e lei ha annullato diversi concerti? Sì, 5 circa mi sembra, poi non ho più inviato, non ho più organizzato concerti dove appunto viene richiesta questa tesserina. E, sto comunque organizzando insieme ad altre persone, insieme ad altri spiriti liberi, nel nome della sacrosanta obbedienza costituzionale e disobbedienza civile, che un certo Gandhi, che è un signore che ha fatto la storia e che veramente bisognerebbe pensare, a cui bisognerebbe pensare soprattutto quando certi giornali si arrogano il diritto di definire i terroristi, definire appunto come terroristi coloro che invece svolgono semplicemente, rispettano la nostra Costituzione, in particolare visto che parliamo di questa testa, basta senza andare nei soliti articoli, articolo 13, 26, eccetera, eccetera, che vengono citati, l'articolo 1. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo. Nessuna di questi due assiomi, di questi due cardini, viene in questo momento purtroppo rispettato dai signori che siedono nella famosa cabina di regia. Ecco, lei ha citato loro anche i giornali, però ultimamente ha preferito non rilasciare più interviste. Sì, esatto, per la stessa ragione per cui non tengo concerti, dove appunto viene richiesto questo infame marchio, perché non saprei come altro definirlo, per lo stesso motivo non sto più dando interviste nelle televisioni e nei giornali, che a mio avviso, e non solo a mio avviso, non rispettano la libertà di stampa, intervistando sempre le stesse persone, o se intervistano qualcuno che la pensa diversamente, cercando in ogni maniera di ridicolizzarli e magari mettendo vicino il parere della Virostar, dell'esperto, che dice cose che purtroppo quasi sempre vengono sbugiardate, se non il giorno dopo, la settimana dopo. E questo è capitato anche a lei? Certo. Ecco. Adesso non faccio nomi, ma comunque il fatto che sono in questa testata, che tra l'altro stimo il vostro direttore e anche le coraggiose scelte che appunto che intraprenderà dopo questa fatidica data del 15 ottobre. Lei è anche promotore e organizzatore di un noto festival, sì. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori di che cosa si tratta, sì, e anche cercare di capire che cosa succederà adesso. Questo è un festival che si tiene ogni anno all'incirca verso fine agosto, fine luglio, inizio agosto, il Teatro Libero del Monte Nerone, che è un luogo che io amo, dove ci passo
abbastanza tempo quando posso. Questo è un festival che si trova, insomma, è sito in una pineta tra Fosto, Cagli, quindi diciamo tra le Marche e l'Umbria, e in questo luogo magico ogni anno si danno convegno spiriti liberi e si fa musica, arte di diversi tipi, diverse discipline, anche yoga, anche diciamo discipline non solo artistiche e musicali, ma anche olistiche. Insomma, quest'anno abbiamo fatto uno sleeping concert con 60 tende, con 60 persone in tenda che hanno dormito, ascoltato la musica, e questo è quest'anno particolarmente è stato bello, perché è stato bello vedere quanto questa gente avesse voglia di stare insieme in una maniera sana. Quindi è stato richiesto il Green Pass in quel caso? Lì c'è già, allora, tra l'altro era prima del 6 agosto, il Green Pass è sempre stato nel Monte Nerone, perché quello è il vero Green. Tra l'altro mi fa molto ridere che viene chiamata Green Pass, a parte l'uso di questo termine inglese, un po' questa neolingua, che in realtà, ecco, bisogna stare attenti veramente come a quello che si dice, alle stesse parole che si usano. Questo Green Pass di Green non ha assolutamente niente, forse serve qualcosa per sdoganare la prossima emergenza, visto che questa emergenza sanitaria non c'è più da molto tempo. Ora c'è la prossima emergenza, probabilmente, che sarà quella climatica, quindi dobbiamo fare dei bravi cittadini e seguire quello che ci viene detto dal nostro governo, che ci vuole così bene. Ed ora sta dando uno sguardo all'estero, tra l'altro ha già diversi concerti organizzati. Sì, già all'estero ho fatto, insomma, diversi concerti. Tra l'altro ricordo che questo ricatto c'è solo in Italia, cioè le persone che non hanno questa tesserina verde viene proibito di esercitare, è una sorta di mobbing di Stato. Questo mobbing esiste solo in Italia, perché all'estero le persone possono lavorare tranquillamente. Se a questo Stato stesse veramente a cuore la salute dei cittadini, metterebbero dei tamponi, possibilmente non quelli che ti traforano il naso, ma i salivari, come in Germania. In Germania, un mio amico è stato recentemente e un mese fa, credo, c'erano questi tamponi salivari gratuiti prima di entrare nei luoghi, anche perché ricordo che i benedetti da questo siero si infettano e possono infettare gli altri assolutamente nella stessa maniera. Ecco, come vede lei il futuro? Oddio, il futuro cerco di vederlo green, nel senso vero, cioè verde, no, verde sul al verde per quanto riguarda le tasche, no. Tutta questa cosa, questa ora è diventata una farsa, non è stata una farsa inizialmente, cioè c'è stata una vera emergenza. Ora l'emergenza è finita, ma si vuole proteggere non il popolo, ma questa ancora si ostina a chiamarla questa pandemia. Questo ha di buono ha portato ad un risveglio di tante persone. Ci sono tanti gruppi che si sono uniti, io faccio parte di uno di questi, Cittadini di Pesaro, cittadiniliberipesaro.org, il sito, e ogni settimana ci si incontra e ci si sente, ci si parla, ci si abbraccia anche, mi dispiace per quelli che temono questa cosa, quindi si discute, si organizzano delle manifestazioni, soprattutto la cosa più bella è che non ci si sente soli e non ci si sente impotenti davanti a questa che è una vera e propria ingiustizia di Stato. Ci sono dei progetti recenti? Sì, ora ce ne sarà la settimana prossima, partirò per Skopje e per Tbilisi, quindi nel nord della Macedonia, in Georgia, per un piccolo tour in cui porterò un progetto che ho ideato quest'anno per il 700ennale della morte di Dante, e quindi Inferno del 1911, che è un film muto di cui ho scritto le musiche, scritto più che altro, le compongo istantaneamente in tempo reale, quindi conosco benissimo il film e ogni volta la musica si crea un po' così, per magia, diciamo così. Vecchia piccola pandemia, per piccina che tu sia, non so dir se sei causa o effetto della mediatica monomania. Sempre intenta a contare i morti, i positivi son già spacciati, giudicati poi senza errori, gli asintomatici terribili untori. Non si accetta un contraddittorio, ponendo sullo stesso piano ugualmente chi crede nella terra piatta, invece di un pensiero differente. Spesso pronti a lanciare strali sono gli artisti e gli intellettuali a chi minaccia i diritti umani, specialmente quando sono lontani. Vecchia piccola pandemia, per piccina che tu sia, sei arrivata nelle nostre vite, come potremmo lasciarti andar via? Vecchia piccola pandemia, per piccina
che tu sia, sei il perfetto strumento adatto per fotter quel che resta della democrazia.